Eccoci qua, cari amici, pronti a descrivervi il quarto appuntamento con Writers in the Place, il talk show ospitato nel salotto del centro storico del capoluogo friulano, ovviamente sempre in collaborazione con gli amici del Pane Vino e San Daniele. Quarto appuntamento, quindi, alle 19.30, come sempre, in Piazza del Lionello, Writers in the Place, il talk show che è ospitato, ricordiamo ancora, nel salotto del centro storico e promosso dal locale Pane Vino e San Daniele, in collaborazione con la testata Il Friuli. L'appuntamento della serata, anzi l'argomento condotta da Igor Pezzi, ha trattato del magnifico lavoro delle frecce tricolori, considerate una delle migliori pattuglie acrobatiche al mondo. Ovviamente a rappresentarle è stato proprio il loro comandante Marco Lant, che ricordiamo è un friulano doc. Per il Friuli è stato presente il giornalista Alessandro Di Giusto. Andando a vedere cosa sono le frecce tricolori, in Italia la prima scuola di volo acrobatico venne fondata nel 1930 a Campo Formido per iniziativa del colonnello Rino Corso Fougier, comandante del primo stormo. La prima formazione consisteva in 5 Fiat CR-20 e già l'8 giugno 1930, alla prima manifestazione aerea chiamata Giornata dell'Ala, questi aerei si esibirono in una bomba, una figura analoga alla bomba attuale. Negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, la pattuglia della Regia Aeronautica partecipò a varie manifestazioni. Da notare che nel 1932 si impiegarono apparecchi Breda BA-19, nel 1934 Fiat CR-30 e dal 1936 Fiat CR-32. Dopo l'inevitabile parentesi del periodo 1939-1945, la pattuglia acrobatica fu sciolta e si riformò nel dopoguerra, anche se non ufficialmente inquadrata come pattuglia acrobatica. Fu infatti il 51esimo stormo, equipaggiato con aerei statunitensi P-51D Mustang ed inglesi Spitfire MK9, il primo ad esibirsi con 3 Spitfire all'aeroporto di Padova nel settembre del 1947. L'entusiasmo di questi piloti viene presto seguito da alcuni loro colleghi del quinto stormo, che formarono un'altra pattuglia acrobatica basata su aerei Spitfire. Nel 50 si formò una pattuglia chiamata Cavallino Rampante, costituita da 4 piloti del quarto stormo dotati di velivoli DH-100 Vampire, che 2 anni dopo debuttò in Belgio nel corso di una manifestazione NATO. Parallelamente a questo reparto, nel 53 si istituì il guizzo, proveniente dal quinto stormo e operativo su aerei F-84G Thunderjet. Questa unità partecipò, riscuotendo notevole successo, a vari show in tutta Europa, grazie anche al ritorno della manovra acrobatica chiamata Bomba. Verso la fine del 1960 si decise di terminare questa turnazione tra i vari stormi e di fondare un reparto la cui specifica finalità fosse formare la pattuglia acrobatica nazionale. E selezionando i migliori piloti dei vari reparti, furono fondate il 1 marzo del 61 nell'aeroporto di Rivolto le Frecce Tricolori, che volarono su F-86E fino al 1963. L'organico, inizialmente non numeroso come quello odierno, fu allargato nel 62 a 9 elementi più il solista, aggiungendo anche la possibilità di usare fumi colorati. L'anno seguente arrivarono i cacciabombardieri Fiat G91 Pan, per poi passare nell'82 sugli attuali MB-339 Pan. Il 28 agosto 88 la Pan fu protagonista dell'incidente di Ramstein, in cui persero la vita 3 piloti e 67 spettatori. Pochi giorni dopo, 2 dei 3 piloti deceduti avrebbero dovuto testimoniare al processo per la strage di Ustica, e questo fu motivo di vari sospetti circa la reale natura dell'incidente accaduto. Nonostante questa sventura, la Pan oramai è un biglietto da visita dell'Italia e dell'aeronautica militare nel mondo, e per molti italiani è un motivo d'orgoglio, tanto che nel maggio del 2006 la senatrice Lidia Menapace in un'intervista la definì inutili, rumorose ed inquinanti e ne chiese lo scioglimento. Subito dopo si levarono numerose proteste da parte di tutti gli schieramenti politici. Il successo delle Frecce Tricolori è attestato anche dalla scelta della casa motociclistica Aprilia, che per promuovere la propria attività l'11 marzo del 2005 stipulò il gemellaggio con il reparto dell'aeronautica militare.